Ciao a tutti, sono sempre Alex Peverada dell'associazione Lux Nova, sono grafico, artista, praticante di sciamanesimo, non ho cambiato mestiere nel frattempo e come vedete ho detto ciao a tutti e non buongiorno a tutti, così chi vede il video la sera non può venire a contestarmi niente, perché poi mi scrivono in privata e mi dicono ma perché? Hai detto buongiorno a tutti che ho visto il video alle 10 di sera. Allora, oggi vorrei parlarvi della rabbia, di questa emozione così importante. Perché vorrei parlare della rabbia? Mi è venuto in mente, dopo una riflessione di una mia amica conoscente, che mi ha detto, io la rabbia l'ho lasciata andare tanto tempo fa. Brava, vai a riprenderla. Forse è il caso di riprenderla. Non possiamo vivere senza rabbia. Ha una funzione specifica. Eventualmente questa rabbia va dominata, controllata. E per dominata non intendo repressa, è un concetto diverso, dopo lo esploriamo. Va dominata e gestita. Non si può vivere senza rabbia. Perché è una funzione naturale del nostro complesso psico-emotivo. Eventualmente, appunto, la rabbia può essere utilizzata e recepita, direzionata. Quindi non si può vivere senza gioia, senza dolore, senza sacrifici, senza tutta quella gamma di emozioni, sensazioni che ci contraddistingue in quanto essere umano e quindi non si può vivere senza rabbia. Piuttosto si può vivere nella rabbia per piccoli istanti, per alcuni momenti, sfruttandola. È chiaro che se vivo permanentemente nella rabbia qualcosa non va. Rischio di ammalarmi o comunque sia di compromettere le mie relazioni sociali. Mentre se la rabbia la vivo saltuariamente, assolve una funzione importante. Ogni tanto è liberatorio. Il maestro Saggioli, psicoterapeuta, psichiatra del secolo scorso, ideatore della psicosintesi, una forma di psicologia transpersonale, ci insegna che possiamo nei confronti di emozioni come la rabbia o altri impulsi o altre sensazioni, possiamo comportarci come? In tre maniere fondamentalmente. Sfogo catarsi diretta o indiretta. Ad esempio, nel momento in cui una persona mi fa arrabbiare, io posso semplicemente lasciare che la rabbia agisca su di lei in reazione e quindi mi sfogo direttamente con la persona. È chiaro che non è la soluzione migliore, anche se la più frequente fra quelle che vediamo in giro. Oppure posso rivolgermi a una soluzione indiretta per sfogare questa rabbia. Un esempio. Posso scrivere una lettera indirizzata a questa persona in cui rivolgo tutta la mia rabbia verso di lei, ma poi non consegno questa lettera. Quindi in questo modo, cosa succede? La rabbia viene in maniera naturale scaricata, ma senza che abbia un impatto diretto verso la persona. Per chi ha un bambino piccolo, sa, ho un figlio piccolo, per cui lo so, che viene insegnata, ad esempio, fra le varie tecniche, quella della scatola della rabbia. Il bambino, nel momento in cui è arrabbiato, gli viene insegnato di prendere questa scatolina e urlarci dentro, oppure un contenitore. Questo viene fatto perché, appunto, il bambino in questa maniera ha la possibilità di sfogare ed esternare comunque la rabbia, senza rivolgere direttamente all'interlocutore. Questo risolve un eventuale conflitto con un altro bambino. È chiaro che da un bambino non possiamo aspettarci di più, da un adulto possiamo aspettarci di più. Certo,
c'è l'ultimo passaggio che Saggioli consiglia, che è quello della trasformazione delle emozioni, in maniera, se vogliamo, molto tantrica, oppure in maniera molto comunque orientale. Sfrutto questa onda di energie e la trasformo, ce la porto su un piano differente. Questo fa parte comunque di quello che dicevo prima, quando intendevo dominare la propria rabbia, ovvero vedo salire la rabbia, agisco, la domino, cioè la sposto, la trasporto, la trasmuto, che non vuol dire la reprimo, perché se la reprimo significa la schiaccio, la porto giù, la nascondo, e poi questa salirà più tardi con ancora più veemenza e forza. Semplicemente la dirigo. È un lavoro molto difficile, forse possiamo immaginarlo. E come la trasformo? In vari modi. Ad esempio, sono arrabbiato con la mia compagna, la mia fidanzata, mia moglie, porto nell'atto sessuale questa rabbia e trasformo questa ondata di energia in un rapporto sessuale che appaga piano. Oppure prendo questa rabbia, la trasformo in carica positiva, in energia positiva nei confronti della vita. So, sono un combattente, un boxer, un combattente di arti marziali, prendo questa rabbia e la trasformo in energia che utilizzo nel combattimento, ma controllandola, dominata, cioè guidandola, chiaramente, quindi nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'avversario. Il lavoro trasformativo è molto difficile. Una cosa che mi sento però di dire è che non è possibile non percepirla, cioè non è possibile che non essere arrabbiati. Nel momento in cui ci stiamo illudendo che non ci sia una possibilità da parte nostra di arrabbiarci, non stiamo facendo qualcosa di positivo per la nostra vita. Oh, ho lasciato andare per sempre la rabbia, non provo più rabbia, il segreto è non arrabbiarsi mai. No, perché la rabbia è, appunto, come ho detto, un'emozione necessaria. Per di più la rabbia a volte può portare conflitto, e il conflitto, esattamente come la rabbia, se utilizzata in maniera moderata, è una chiave di crescita, perché comunque sia si cresce nella rabbia, anche nella rabbia. È ovvio che se io mi arrabbio tutti i giorni 20 volte al giorno, più che una crescita, quella mi sembra una ripetizione, un ristagno dei propri comportamenti. Se invece io ogni tanto mi abbandono al conflitto, o comunque inizio un conflitto e poi lo trasformo, cresco, perché mi dà l'opportunità di portare luce in luoghi di ombra. E allora ci dirai, e quindi soluzioni? Soluzioni non sono Dio, come sempre non ne ho. Posso dare qualche consiglio sulla base della mia esperienza e in ottica, diciamo, di quello che faccio. Dunque, modi, modalità per gestire la rabbia. Piuttosto che reprimerla, agitela. Okay? Non negate la vostra parte di rabbia, quindi piuttosto che reprimerla, agitela, quindi esternatela. Se dovete, cioè se riuscite a non esternarla direttamente con l'interlocutore, meglio. Anche se, ribadisco, ogni tanto magari una litigata con una persona può portare a uno scontro e poi a un confronto. Se riuscite a non condividerla con la persona, meglio. Magari scrivete una bella lettera, magari appunto scrivete una bella email e non la inviate. In alternativa potete darvi a uno sfogo catartico in diretto, come dicevamo prima, picchio un cuscino e immagino di picchiare la persona,
alternativa a scrivere la lettera, oppure utilizzo l'arte, no? Faccio un bel quadro, un bel disegno, e in questo quadro io investo tutta la mia rabbia, utilizzerò colori caldi, pieni di sangue, quindi rosso, rubino, bordeaux, marrone, viola, questi colori li lascio, faccio sì che siano l'espressione della mia rabbia. Oppure ancora posso fare una meditazione sulla rabbia, per cui entro dentro me stesso, rilassato, e medito sulla rabbia, per cui vedo, la lascio agire dentro di me, vedo tutte le conclusioni a cui mi porto, osservo tutti i miei pensieri e lascio che si placchi lentamente. O ancora posso fare un viaggio sciamanico, se ho appreso questa tecnica, vado dalle mie guide e le lascio agire, e loro possono trasformare la mia rabbia oppure darmi dei consigli su come confrontarmi con la mia rabbia. Posso prendere il tamburo, se sono praticante di sciamanesimo, andare in natura e suonarlo con tutta la forza e tutta la violenza che mi contraddistingue in quel momento, e dar libero sfogo alle mie emozioni. Il tamburo non se ne avrà male. Il significato di questo video quindi qual è? È: lasciate agire la vostra rabbia, non negatela. Non pensate che essere illuminati, saggi, pieni di amore e luce significa non avere rabbia, non provare rabbia. Se la provate, questa rabbia ha qualcosa da insegnarvi, e quindi lasciatela agire, ascoltatela, vedete dove vi porta. Se poi porta a un conflitto diretto, osservate quello che vi potrà insegnare questo conflitto, ed infine, se pensate di aver fatto dei danni, potete anche andare a scusarvi con la persona. Bene, buone riflessioni, buona meditazione, buoni viaggi sciamanici, buona pittura di quadri. La rabbia è la vostra alleata, come molte altre emozioni, fra virgolette, negative. E ne parleremo ancora. Grazie di avermi ascoltato.